Perché la Basilica di Santa Croce a Firenze? Questo progetto è nato dallo studio del poeta Ugo Foscolo e dalla sua opera I Sepolcri. In questo Carme il poeta cita le Ita le Glorie, cioè i personaggi illustri sepolti nella Basilica, che lui esalta perché sono di ispirazione ai vivi. Tutti noi abbiamo fatto delle ricerche dividendoci in gruppi per ricostruire la storia della Basilica. In queste presentazioni troverete l'architettura interna e esterna della Basilica e le tombe e opere nelle navate. Il confronto con la Basilica di Santa Croce è a Lecce. Adesso lasciamo la parola ai compagni. Buona visione. La Basilica di Santa Croce, il Tempio delle Ita le Glorie. La storia. Firenze antica. Proprio qui che troviamo il quartiere di Santa Croce. La storia. Prima dell'arrivo dei fratelli francescani, ci abitavano dei poveri in quel quartiere. Con l'arrivo dei fratelli francescani nel 1252 è stata costruita una prima cappella molto piccola, che è stata consacrata più tardi nel 1443 dal cardinale Bessarione. È anche presente qui il Papa Eugenio IV. In seguito è stata ultimata e ingrandita tra il 1853 e 63. È qui che è stata costruita la facciata neogotica. E qui troviamo due foto della basilica, prima del rinnovamento, dopo il rinnovamento. Ma cos'è cambiato veramente dopo il rinnovamento? Ma ben vediamo l'intera facciata, diventata adesso una facciata gotica. Lo vediamo dai tetto salienti, tipico dell'arte gotica, e dalle guglie ai pennacchi per renderla più alta. Le differenze tra la Santa Croce di Firenze e quella di Lecce. Quella di Firenze, come già detto, è una basilica gotica ed è stata costruita dai fratelli francescani sul proprio terreno, mentre per la realizzazione della Basilica Barocca di Lecce nel 1510 si requisirono case e proprietà degli ebrei del posto, quindi terreni non propri. Come elementi principali della chiesa abbiamo la facciata. La facciata è presente in molte basiliche fiorentine. Si trova il rosone, che è un cerchio fatto di bronzo ed è tipico di cattedrali gotiche e romaniche. Si trova anche la facciata Odierna, che è stata progettata nel 1837 e messa in pratica nel 1853 dall'architetto Nicolò Matas. La basilica contiene anche i fianchi triangolari delle false campate della navata. Sul fianco sinistro si trovano le pinzocchiere che vennero ingrandite nell'Ottocento. Si possono intravedere dei gentilizi messi nella parete. Anche il portico analogo si trova invece sul lato destro. L'esile campanile, invece, è un'opera di Gaetano Baccani, come anche nella facciata. All'interno del campanile ci sono sei campane definite con semplicità. La struttura originale del campanile è crollata nel 1521, rovinando la chiesa. Basilica di Santa Croce, Lecce. Architettura esterna. Devi sapere che a Lecce nel Salento, tra il 1500 e il 1600, quando la zona era un dominio della Spagna, si sviluppò un originale stile barocco, caratterizzato da ricchissime decorazioni esterne e influenzato dallo stile spagnolo dell'epoca, anch'esso piuttosto elaborato. Ma il barocco leccese arricchiva gli edifici con innumerevoli rilievi e sculture, animate da formidabile forza espressiva, uniche al mondo.
specialmente perché veniva usata la nota pietra leccese, ovvero un calcare molto tenero che permette di essere scolpito facilmente. Queste caratteristiche possono essere riviste nella Basilica di Santa Croce, la struttura che andremo ad analizzare oggi. La facciata. La facciata è composta da 6 colonne a fusto liscio che sostengono la trapezione e suddividono la struttura in 5 aree. Il portale maggiore, costruito nel 1606, presenta coppie di colonne corinzie, mentre sulle porte laterali sono esposti gli stemmi della Congregazione dei Celestini. La trapezione è sormontata da una successione di telamoni raffiguranti figure grottesche o animali fantastici e allegorici che sorreggono la balaustra. Ornata di 13 putti abbracciati i simboli del potere temporale, la corona, e spirituale, la tiara. Il secondo ordine della facciata è dominato dal grande rosone centrale di ispirazione romanica, profilato da foglie di alloro e bacche, presente a 3 ordini a basso rilievo. Il rosone è ben evidenziato da 2 colonne corinzie che separano la zona centrale da quelle laterali, in cui sono delle nicchie con le statue di San Benedetto e Papa Celestino VI. Guardando il rosone alla sua sinistra, esattamente alle ore 9, si nota l'autoritratto di Antonio Zimbalo. Agli estremi, a chiudere il profilo del secondo ordine, si ergono 2 grandi statue femminili, simboleggianti la fede e la fortezza. Il timpano con trionfo della croce al centro chiude superiormente la facciata. Il rosone. E già, quando si parla o si ammira la Basilica di Santa Croce di Lecce, a tutto si pensa, mai a quelle povere 5 facce nascoste tra gli intarsi del rosone. Sono dimenticate da tutti, noi però non le dimentichiamo e parliamo di loro, delle loro caratteristiche. Cerchiamo di individuare questi amici nascosti. Per agevolare l'operazione ci serviremo del rosone come se fosse un comunissimo orologio. E quindi la direzione verso cui guardare ci sarà indicata da fantastiche lancette che segnano l'ora. Cominciamo da quella citata, la più grande, quella con il nasone, indicata come l'autoritratto di Cesare Penna. Immaginiamo che la lancetta delle ore indichi quasi le 9, nel quadrato che circoscrive il fastoso rosone centrale, nell'estremità superiore di una vistosa foglia di canto, si scorge più chiaro che mai il profilo di una figura rivolta nella direzione del monastero dei Celestini. Continuando in senso orario, alle ore 10, molto più piccola, rivolta nella stessa direzione, c'è il volto corrucciato di un tipo barbuto, che sembra essersi pietrificato in un momento di arrabbiatura, mentre redarguiva qualcuno. Il terzo figura è alle ore 11, minacciato dalle zampe del leone di sinistra che sorregge lo scudo con il numero 16, 1646, la data della conclusione dei lavori del secondo ordine della basilica. L'altra parte della data, 46, è scolpita nello scudo del leone di destra. Quasi avvolto dalla solita foglia di canto, il nostro sembra che sia stato immortalato dallo scultore proprio mentre un serpente gli stava scendendo dalla fronte, ecco perché gli è stato messo vicino un bel grappolo di limoni, scolpiti nella corona che cerca il rosone. Il quarto, con magistrale simmetria, alle ore 1, fronteggia serenamente il più nervoso secondo leone, quello con il 46, e sembra che pensi all'opportunità di bersagliare il felino con le pigne che gli sono vicine nella corona. Il quinto viso non è definito, nemmeno la foglia vicino allo spazio dove dovrebbe essere, come se provasse vergogna nel farsi scrutare. Ogni viso, infatti, esprime emozioni, come abbiamo visto nelle slide precedenti. La fiancata. La Basilica di Santa Croce a Lecce non possiede né una fiancata vera e propria né un campanile. La sua fiancata è anche la fiancata dell'edificio della Congregazione dei Celestini. Infatti le due strutture sono attaccate una all'altra. La Basilica di Santa Croce. Tombe e opere nelle navate. Una delle tombe presenti nelle navate della Basilica di Santa Croce è quella di Ugo Foscolo. Ugo Foscolo muore il 10 settembre 1827. Viene sepolto nel cimitero di Chiswick, dove ancora oggi c'è una lapide a ricordo. Le spoglie di Foscolo dovranno attendere molti anni per poter riposare in patria, nel 1871, 44 anni dopo la morte, quando l'unificazione dell'Italia sarà ormai compiuta. I resti saranno portati a Santa Croce, la basilica fiorentina che coglie l'urne dei forti, da lui celebrati nei sepolcri. Nel 1938 verrà inaugurato nella stessa chiesa il monumento che lo ricorda, al termine della navata centrale sulla destra. Nelle navate si può trovare anche la tomba del famoso scienziato Galileo Galilei, conosciuto per aver creato il metodo scientifico sperimentale usato ancora oggi. Lo scienziato è raffigurato con lo sguardo rivolto verso il cielo, mentre stringe nella mano destra il cannocchiale e con la sinistra trattiene il globo celeste, appoggiato su alcuni libri e un compasso. Al centro del cartiglio è rappresentato il pianeta Giove, con i suoi satelliti scoperti da Galileo e da lui chiamati pianeti pendicei. In basso una lunga iscrizione celebra la figura dello scienziato. Un'altra delle tombe presenti è quella del noto drammaturgo Vittorio Alfieri.
Alla morte del poeta, avvenuta nel 1803, fu la sua ultima compagna a commissionare al già celebre Antonio Canova un sepolcro monumentale. L'anno successivo, lo scultore elaborò il progetto e realizzò il gesso di un bassorilievo con l'Italia piangente davanti al busto di Alfieri e una figura, forse il genio della tragedia. Dopo un intenso lavoro e l'immersione nella lettura delle opere dello scrittore, Canova ideò un sepolcro di grande monumentalità. Le spoglie del grande storico e letterato Niccolò Machiavelli riposano nella cappella di famiglia della chiesa di Santa Croce dal 1527, anno della morte, in una sepoltura senza alcuna particolare distinzione. Le posizioni repubblicane e l'antagonismo alla tirannia che avevano contraddistinto la fine della sua carriera politica lo avevano infatti isolato e inviso agli stessi medici, tanto da costringerlo a ritiro dalla vita pubblica. Fu proprio durante questo odio forzato che scrisse la sua opera più famosa, Il Principe. Michelangelo Buonarroti, la cui tomba si trova nella navata destra di Santa Croce, morì a Roma il 18 febbraio 1564 e fu sepolto nella Basilica dei Santi Apostoli. Il nipote Leonardo ne trafugò in modo avventuroso la salma, riportandola in gran segreto a Firenze. Le spoglie giunsero l'11 marzo e, nonostante la volontà di tenere nascosto l'evento, la notizia della traslazione in Santa Croce si diffuse. La chiesa fu subito tanto gremita da rendere difficile il trasferimento del corpo in sagrestia, dove venne esposto per permettere l'omaggio al Gran Maestro da 30 anni lontano dalla città. Alcune delle opere navate sono le storie di San Francesco di Giotto, che si trovano nel transetto destro, il Cenotafio di Dante Alighieri, Stefano Ricci, navata destra, il Crocifisso di Donatello, nella navata destra, e l'Annunciazione della Vergine di Donatello, nella navata destra. Personalità sepolta nella Basilica Santa Croce a Firenze. Classe terza B, anno scolastico 2022-2023, manca Maria Clara, Lorenzo Irene, Danese Marta, Caputo Chiara, Danese Ilaria. Quali personaggi sono sepolti? La Basilica di Santa Croce a Firenze è il luogo di sepoltura di alcuni dei più illustri personaggi italiani, tra cui Michelangelo Buonarroti, Niccolò Machiavelli, Galileo Galilei, Vittorio Alfieri, Ugo Foscolo e Gioacchino Rossini. La prima illustre personalità qui sepolta fu Leonardo Bruno, nella seconda metà del 400, mentre l'ultima persona sepolta in Santa Croce fu Giovanni Gentile nel 1944. Ma nel dopoguerra verranno apposte delle targhe commemorative, come quella per Enrico Fermi, la cui tomba si trova negli Stati Uniti, dove morì nel 1954. All'ombra dei cipressi e dentro l'urne confortate di pianto, e forse il sonno della morte m'enduro? Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Ahi, quanto a dir qual era e cosa dura, e sta selva selvaggia e aspra e forte che nel pensier rinnova la paura. Tante amara che poco è più morte, ma per trattar del bene chi vi trovai dirò delle altre cose chi vo scorte. Io non so ben ridir come vi intrai, tanto era pien di sonno a quel punto che la verace via abbandonai.